Dopo Arcana e Megane E-Tech, la gamma dei crossover di Renault si spinge verso l'alto con la nuova Austral, SUV medio ordinabile a partire dalla seconda metà del 2022. Sul suo conto però sappiamo già tutto, perciò iscrivetevi al canale e poi vediamo subito come è fatto. Vi dicono qualcosa? E sì, è proprio la stessa identica lunghezza di Volkswagen Tiguan o di Kia Sportage, e dunque il guanto di sfida è ufficialmente lanciato. Per rispondere a queste due bestseller e a tutte le altre, la Austral sfoggia un design molto personale e coerente al brand, con i gruppi ottici che davanti possono essere anche Matrix LED, composti da una linea luminosa che forma delle C agli estremi. Le fiancate sono belle tese, complici anche i solchi sopra i passaruota che possono ospitare cerchi da 17 fino a ben 20 pollici. 7 i colori disponibili per la carrozzeria, anche con combinazioni bicolore, e c'è anche un nuovo allestimento che si chiama Esprit Alpine, il top in fatto di raffinatezza e sportività. La Austral non fa segreto di essere progettata espressamente per essere pratica. Vanta per esempio ben 35 vani portaoggetti disseminati qua e là, promette un'abitabilità posteriore da riferimento grazie alla nuova piattaforma CMF-CD e anche altre soluzioni gradite dai genitori, come il divano posteriore abbattibile in configurazione 2 terzi e 1 terzo e soprattutto scorrevole di ben 16 cm per gestire meglio lo spazio del bagagliaio che, a proposito, parte da un minimo di 500 litri per le mild hybrid e da 430 per la full hybrid. Tutti gli altri dati li trovate sull'articolo in descrizione. Il nuovo cockpit di Renault è in grado di lasciare a bocca aperta gli appassionati di tecnologia. 12,3 pollici per il cruscotto digitale e 12 pollici ma in verticale per lo schermo al centro. E non finisce qui, l'head-up display ha una superficie di proiezione di 9,3 pollici. Tutti insieme sembrano comporre un'unica grande superficie di comando, difatti sulla console centrale non ci sono tasti o pulsanti vari, tutto è integrato nello schermo, che è anti-riflesso e anti-impronte, oppure sul volante dalla forma leggermente squadrata. La maniglia centrale sul tunnel è un appoggio per la mano che usa il touch, il cambio infatti è sul piantone dello sterzo. La tecnologia è di casa, insomma, basti pensare che il sistema di bordo è sviluppato da Google, dunque Google Assistant può persino cambiare i parametri di guida. C'è poi l'illuminazione ambientale autonoma che cambia colore e luminosità per aumentare il benessere di bordo, mentre per quanto riguarda i materiali, Renault promette un bel balzo in avanti tra pellami, alcantara e legno. La nuova piattaforma non promette solo un comportamento dinamico composto e confortevole, ma anche la possibilità di ospitare il sistema a 4 ruote sterzanti 4 control e soprattutto propulsori con vari livelli di elettrificazione. La full hybrid, che prende il nome di Austral E, conta su un 1.2-3 cilindri abbinato a un motore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 1,7 kWh. Sono due gli step di potenza disponibili, 160 o 200 cavalli. Promette percorrenze in città dell'80% in elettrico e consumi vicino ai 22 km litro. Staremo a vedere. C'è poi un mild hybrid da 130 cavalli con impianto a 48 volt e ancora un mild hybrid, questa volta 12 volt, offerto con 140 e 160 cavalli e basato sul 1.3 4 cilindri sviluppato con Mercedes. Sono oltre 30 i dispositivi che portano in dote la guida assistita di livello 2. E oltre questo, la Austral E è in grado anche di consigliare i modi per risparmiare carburante grazie alla guida ibrida predittiva, ottimizzando i percorsi basandosi sui dati delle mappe connesse e considerando dunque topografia, tempistiche e traffico. Le modalità di guida sono personalizzabili e c'è anche il pacchetto Extended Grip per avere le mappature adatte ai vari tipi di fondi. Questo era solo un assaggio, c'è tanto altro di nuovo sulla Renault Austral, perciò andate su Motor One Italia per l'articolo completo, tutte le foto e continuate a seguirci per nuovi approfondimenti.